I numeri parlano chiaro, amici cari, 50esima edizione del Vinitaly di Verona, il grande salone internazionale dedicato al vino e ai distillati e da qualche anno anche in parallelo con il Sol, perciò l'olio extravergine d'oliva e i prodotti tipici. Ma parliamo di questi 50 anni di storia, dal lontano 67 quando si iniziò il percorso con le giornate del vino. Sono passati tanti anni, abbiamo avuto momenti bui della storia enologica italiana, ma poi c'è stata la grande rinascita. Quest'anno sono 4.100 gli espositori, buyers provenienti da 140 paesi e si va a celebrare soprattutto che cosa per il vino italiano? L'export, perché è importantissimo. Abbiamo chiuso il 2015 con 5 miliardi e 400 milioni di export e pensate con un incremento del 5% rispetto all'anno prima. Anche quest'anno allora si parlerà molto le lingue internazionali perché il vino italiano nel mondo sta avendo sempre più successo, ma successo ce l'ha anche la fiera, ce l'ha anche questa grande rassegna, sono migliaia e migliaia le persone che raggiungono la città dell'amore, la città di Giulietta, che raggiungono Verona durante le giornate della Kermesse. E allora dagli spazi espositivi di Verona Fiera per il 50esimo anniversario del Vinitaly e possiamo dire amichevolmente in Veneto auguri vecio, vi auguro buona visione e vi invito a rimanere con noi perché andremo a curiosare e a chiacchierare proprio di buon vino italiano. Gianni Tessari, viticoltore in Soave, Colli Iberici e Montelessini. Due anime abbiamo scoperto oggi, Marcato e Gianni Tessari. Quali sono le differenze fondamentali delle due aziende? Ok, allora le due anime sono facili da spiegare e da capire. Una rappresenta quelli che sono i vini spumanti, quindi la spumantistica, e l'altra anima invece supporta i vini fermi delle tre denominazioni dei vigneti che noi andiamo a coltivare. La spumantistica, metodo classico e metodo Charmat? Sì, entrambe le metodologie perché ognuna porta dei risultati, ognuna porta delle caratteristiche che secondo me vanno ad accontentare una certa tipologia di consumatore. Quindi cerchiamo di dare il meglio per entrambe. Abbiamo qui con noi lo chef Enrico Recanati del ristorante Andreina di Loreto. Ciao Enrico. Salve, salve. Ciao. Allora, il tuo ristorante è molto conosciuto, sta diventando sempre più famoso perché hai anche ottenuto la stella. Sì, no, il nostro è un ristorante di famiglia e come tutte le grandi famiglie marchigiane parte dalla nonna, poi passa la mamma e poi siamo arrivati noi in questo momento molto importante per l'enogastronomia, per i vini, per tutto quanto, perché secondo me ognuno deve pensare veramente al proprio territorio e poterlo difendere al meglio, difenderlo col proprio sapere e soprattutto con la propria conoscenza, quindi i prodotti del territorio vanno valorizzati e non abbandonati. Abbiamo Michele Bozza della Montina, un'azienda nel cuore della Franciacorta. Lo scorso anno avete presentato il nuovo packaging. A un anno di distanza il pubblico come ha accolto questa nuova veste? Beh, entusiasticamente, perché comunque abbiamo, anche grazie ai consigli del nostro consumatore, abbiamo cercato di adattare in un modo un pochino più moderno i colori che prima avevamo, quindi abbiamo portato nel 2015 nuovi colori, nuove etichette, più giovanili, più fresche, più trendy. E invece poi quest'anno vi siete lanciati con un'idea innovativa. Ma oddio, più che lanciati, diciamo che c'è stato questo felice connubio con il management di Casa Milan, quindi hanno selezionato la Montina per la qualità e per l'immagine dei prodotti, identificando nel nostro Satin il prodotto che potesse poi identificare i colori rosso-neri e da qui è nata l'essere bottiglia ufficiale di Casa Milan. Siamo qui con Ernesto dell'azienda Le Manzane, siamo in zona Conegliano, giusto, a San Felice?
San Pietro di Feletto. San Pietro di Feletto. E, qui innanzitutto la vostra azienda, brevemente. Beh, noi siamo produttori di Conegliano Valdobbiadene di OCG Prosecco Superiore. Abbiamo l'azienda tra Conegliano e Valdobbiadene, per cui nella zona più vocata. L'azienda ha circa 70 ettari tra proprietà e affitto e da queste colline raccogliamo, vinifichiamo, spumantizziamo e distribuiamo il nostro prodotto, il Conegliano Valdobbiadene Superiore. Perfetto, uno dei vostri cavalli di battaglia è questa bottiglia che vediamo con l'etichetta in braille. Come è nata un po' l'idea e che riscontro sta avendo? Allora, l'etichetta in braille è nata a seguito di una vendemmia benefica. Noi facciamo delle vendemmie benefiche ogni anno, quest'anno è stato il quarto anno, questa è nata il secondo anno. E invece quest'anno a Vinitaly che cosa presentate? Allora, quest'anno al Vinitaly presentiamo il proseguo della linea Springo. La linea Springo è un progetto Rive iniziata l'anno scorso. Per chi non lo sapesse, le Rive sono 43 zone, non le definisco cru, ma corrispondono al cru francese, che ci sono tra Conegliano e Valdobbiadene. Noi abbiamo diverse Rive, l'anno scorso abbiamo presentato il Rive di Manzana, un Conegliano superiore dry, quest'anno abbiamo presentato un prodotto secco. Non è un extra brut perché ancora il consorzio sta aspettando dal Ministero dell'Agricoltura la dicitura, è un brut nella versione blu fredda, Rive di Formeniga.